La scorsa domenica 7 agosto, intorno alla mezzanotte ora italiana, molti nisseni, amanti della pesistica e non solo, hanno seguito con passione la gara di sollevamento pesi a Rio de Janeiro per fare il tifo per Mirko Scarantino nella categoria dei 56 kg. Il giovane pesista, che già nel 2012 aveva partecipato alle Olimpiadi di Londra, chiude questa esperienza olimpica con un settimo posto, un buon piazzamento che permette all'atleta di tornare a casa con grande orgoglio e soddisfazione, consapevole dei suoi continui miglioramenti. Il sogno olimpico termina qui per questa volta, ma la carriera del giovane Mirko nel mondo dei pesi è ancora lunga e piena di progetti per i prossimi anni. Sì, siamo appena arrivati in terra nissena con una grande accoglienza. E questa cosa mi rende molto felice e orgoglioso, nonostante c'ho la stanchezza, sarei voluto andare a casa, però davvero oggi è un gran piacere ricevere tutto il comune qua con me. E niente, siamo ritornati da questa bellissima esperienza, soddisfatto del settimo posto, del quinto nello slancio, quindi sono davvero felice. Adesso toccherà fare un po' di vacanze perché dopo 8 anni di lavoro è giusto che mi riposo un po' e poi riprendiamo bene per il prossimo quadriennio. Ad accoglierlo in città l'amministrazione con i suoi nuovi assessori e qualche consigliere comunale, nonché il presidente del comitato regionale FIPE Sicilia. Si preannunciano però degli ulteriori festeggiamenti in onore dell'atleta. Mirko diventa, ne abbiamo parlato poco fa, è una grande responsabilità non soltanto agonistica. Mirko ormai è un riferimento per i nostri giovani. Noi questo l'abbiamo colto subito. E di questo vogliamo parlare in un festeggiamento che faremo più all'ingrande quando torna tra l'altro il sindaco e saremo tutti, credo, la giunta, tutti i consiglieri. Ecco, questa è un'accoglienza improvvisata e va bene così, siamo contenti, ecco, di questa accoglienza improvvisata all'ultimo momento.